Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione molto importante perché sapete, negli ultimi giorni l'Inter è finita in un mare di guai perché nel momento in cui Giro è praticamente scaduto il prestito, il termine in realtà, il termine per il rimborso del prestito che l'Inter ha ottenuto dal fondo straniero a cui si è rivolta, e un paio di giorni prima della scadenza c'è stata una comunicazione ufficiale da parte di Steven Zhang, che è il patron dell'Inter, quindi il proprietario dell'Inter, in cui ha detto che il fondo che praticamente si occupava di donare questi soldi all'Inter, che ha effettuato questo prestito nei confronti dell'Inter, si stava comportando in maniera sbagliata e lui voleva arrivare ad una soluzione pacifica. Allora, io volevo svelarvi una notizia clamorosa delle ultime ore, va bene? Quindi dobbiamo tornare a parlare di questa cosa. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è davvero molto importante. Se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, mi raccomando, non avete mai video, quindi mi raccomando, attivate questa campanellina delle notifiche. Se vi va, volete, dovete, anzi, se vi va, potete, fate quello che volete, anche venirmi a seguire all'interno dei vari social. Allora, il portavoce, ecco, che cos'è il portavoce? Il portavoce è una persona che tu assumi per effettuare le tue volontà, per comunicare le tue volontà a terzi. Bene, il fondo che ha concesso all'Inter questo enorme finanziamento un paio di anni fa e che ha messo una scadenza, ha detto: guarda che tu entro quella somma e quella data devi restituire questa somma. Il portavoce è Claudio Albanese. Ora, per molti di voi mi diranno: ma chi è Claudio Albanese? Chi lo conosce? Che è un amico tuo? No, Claudio Albanese è stato il direttore della comunicazione della Juve per 13 anni. Cioè, non so se vi ricordate, ma è stato mandato via l'anno scorso quando poi ci fu quel casino in società. Albanese è stato il direttore comunicazione per 13 anni alla Juve e adesso lavora proprio per questo fondo che ha concesso praticamente il finanziamento all'Inter. Quindi gli interisti stanno cominciando a dire: ma non è giusto, perché praticamente c'è uno juventino dentro quel fondo, è normale che il fondo pretenda i soldi. Amori miei della mia vita, cerchiamo di farvi capire un pochino come funzionano le cose. Allora, io vado dal fondo e dico: ho i debiti che me se vengono a prendere anche le mutande, ho bisogno di soldi. Il fondo mi dà i soldi. Giustamente, quando mi dai i soldi, mi dice: però io ti do i soldi, però sappi che entro questa data tu li devi restituire, non sono soldi tuoi, capite? Se io poi prendo i soldi e poi arrivo a scadenza e dico: ma sai, i soldi non ce li ho, quello giustamente dice: allora se tu non ce li hai, io subentro in società. Perciò il fondo attuale sta subentrando all'interno dell'Inter, perché dice: tu non hai i soldi per darmi e io vado a colpire direttamente la società. Che Albanese sia il portavoce della società esterna non c'entra niente, perché che Albanese abbia fatto 13 anni di Juve, chi se ne frega? Se ci fosse stato un altro uomo anziché Albanese, ma avrebbero detto le stesse identiche cose: non mi attaccate alla Juve pure stavolta. Perché se sapeva che voi avreste trovato il pretesto per attaccare la Juve pure stavolta, dite al proprietario vostro che quando si fanno i debiti si pagano, si pagano, si pagano. Ma poi che comunicato è uscito delle? Ma che comunicato ha fatto uscire la società Inter negli altri giorni? Ha detto: no, no, perché noi vogliamo arrivare a una soluzione. Quale soluzione? Tu non devi arrivare a niente. Una persona che ti presta i soldi e che ti fa un finanziamento di questa. Qua non stiamo a parlare di 100 euro, capito ragazzi? Qua stiamo parlando di milioni. Cioè, ma tu con che faccia pretendi di presentarti di fronte a una persona che ti ha dato i soldi a scadenza non darglieli? Cioè, ragazzi, a casa mia quando c'è. Allora, io sono stato educato in maniera molto semplice, secondo me. Quando c'è un debito si paga. Punto. Con largo anticipo pure. Perché io personalmente, se ti fassi una squadra la cui società ha contratto un debito così grande nei confronti di un fondo, e poi non riesce nemmeno a dare, cioè io veramente mi vergognerei. Io, se fossi un tifoso interista, io mi vergognerei. No, mi vergognerei già per essere interista, perché quella purtroppo è un grande dolore per una persona. Sensibilizziamo questa cosa nel giro almeno in Italia, sensibilizziamola. Non fate diventare i bambini interisti, va bene? Che soffriranno per tutta la vita. Quindi evitiamo di fare questa cosa. Evitiamo di farli diventare interisti. Già essere interista è una sofferenza letale, però comunque anche per questa situazione qua relativa alla restituzione del denaro, per me è grave. Oltre a tutto questo, voglio dire, è grave perché
Questo è. Poi, onestamente parlando, no? Ma non si era capito che la proprietà dell'Inter fosse un bluff? Ma da quanto tempo ve lo sto raccontando sul canale io sta cosa? Saranno 2 anni che vi sto a raccontare questa cosa sul canale, in cui vi dico, ragazzi, vedete che la proprietà dell'Inter è una proprietà che non c'è nessuno veramente affidabile, vedete che c'è qualcuno dietro che no, non è normale. E gli interisti che facevano? Ma tu te la contro l'Inter, no? Perché tu vai contro quello, perché tu lo parli per invidia. Ecco la verità, lo vedi? La verità viene sempre a galla, è venuta a galla su Allegri, è venuta a galla sull'Inter, verrà a galla su altre cose, perché io, a differenza di altri, dico sempre la verità. Ecco l'Inter chi è, da chi è gestita. Ecco l'Inter da chi è gestita, capito? Da gente che non ha la più pallida idea di cosa fare, capite? Prendono soldi in prestito e non li ridanno, perché giustamente dicono, ma tanto questi ci aiutano, ci danno una mano. Tesoro mio, mi sa che si sono arrabbiati. Senza contare la situazione relativa ovviamente alla FIGC che sta in silenzio, perché se una cosa del genere fosse accaduta alla Juventus con la Juve che aveva chiesto un prestito ad un fondo esterno e non aveva poi il denaro per andare a rimborsare, figurati quello che sarebbe accaduto. Figurati cosa avrebbero scritto i giornali. Ti rendi conto della differenza? Io mi immagino già la Juve in queste condizioni, i giornali ci avrebbero tipo scritto 3.000 cose al giorno, avrebbero riempito i papiri, ci avrebbero fatto di tutto per andare contro la Juve. L'Inter non parla nessuno. L'Inter, come al solito, non parla nessuno. Ma dove si è visto nella storia delle società internazionali che una persona che riceve un prestito non è capace di... Cioè, tu con questi soldi che ci hai fatto? La domanda che io voglio fare a Zhang, con una cosa, con un'onestà, guarda, senza offesa, senza, ma tu con i soldi di sto fondo che ci hai fatto? Cioè, avrai investito questi soldi, no? Io penso tu hai ricevuto i soldi e li hai messi nell'Inter, giusto? Ora, quando tu ricevi un finanziamento, tu cosa fai? Dici, io devo pagare i debiti, no? E poi investi pure, no? Nei giocatori, nelle strutture, fai qualcosa, comunque non è che quei soldi rimangono fermi. Dove sono i guadagni che sono nati da queste spese? Dove sono i guadagni? Perché non riesci a rimborsare? Perché te li sei fregati sti soldi. Non sei riuscito a gestirli. Ecco qual è la verità. Ecco la verità. Allora, in Italia, come al solito, di questa cosa non si parla, perché non si ha mai dire le cose come stanno. Non si ha mai che qualcuno scriva la verità sui giornali e dica le cose come stanno. Raga, dobbiamo sempre dire le cose che dobbiamo di noi dall'esterno. Perché i giornali, sei buono tu che parlano, capito? Non parleranno mai. Non parleranno mai. Perché tanto che gli frega a loro, loro fanno il loro lavoro, vendono quelle copie che devono vendere, non gliene frega niente che voi sappiate la verità. Tanto devono proteggere, devono fare così, così, così. Complimenti, complimenti per l'imparzialità, per la professionalità, complimenti. Cioè, siete stati qua a far casino sulla situazione della Juve una vita. Abbiamo avuto... Poi la situazione dell'Inter non avete speso una parola, ma dove si è visto che un proprietario, ma poi Zhang, anche te, no? Questo è arrivato, sembrava, ah, adesso è arrivato Zhang, noi compriamo tutto noi, siamo interisti, ah, sti gobbi sporchi, ladri, mo vediamo noi che facciamo noi, mo. E ora è fine fatto. E fine è fatta adesso, dove sei Zhang? Dove sei? Che fine ha fatto Zhang? Questo si è messo a viaggiare in giro per il mondo, manco a Milano non ci torna manco, secondo me non ci tornerà vivo a Milano quest'uomo, veramente per quanta gente lo cerca, questo se lo prendano, gli fanno un pestaggio degno dei film, questa è una cosa impressionante, questa è una cosa impressionante, qui stiamo assistendo al crollo di una società, questo è proprio quello che vi dicevo, quello che vi ho detto negli ultimi anni, non c'è nessun tipo di presenza, cioè l'Inter è una squadra finita che se vuole essere salvata dal potere può essere salvata, ma da un punto di vista societario è finita. È una società finita. Finita perché l'hanno fatta finì loro, non è che l'abbiamo fatta finì noi, perché loro come al solito, perché c'è sta Albanese, allora Albanese è colpa loro. Ma chi ve se fila? Cioè, ma chi ve se fila? Ma avete vinto uno scudetto della seconda stella. Quale seconda stella? Ne manca uno per la seconda stella, perché uno è mio. Uno è mio. Cioè, avete sto vizio, capito? Uno è mio, capito? Uno scudetto è nostro. Capite qual è il discorso? Ma chi ve si fila? Avete vinto lo scudetto e state a pensare a noi. Ma come?
Ma come avete vinto lo scudetto del gioco, lo scudetto della dignità, dell'Inter, eccetera, eccetera. Ma dovete cercare di capire se vi dovete vendere le mutande o le canottiere. Dobbiamo cercare di capire come rimborsarlo sto prestito. Io se volete vi posso vendere la camicia mia, posso contribuire, ma manco, ma è che devo contribuire all'Inter? Ma perché? Che me frega? Quindi non contribuisco. Se volete contribuire voi per una spesa per comprare dei fazzoletti a Zang, possiamo per una questione umanitaria provare a fare questo. Allora, lanciamo, apriamo una campagna fondi, andiamo su, non lo so, andiamo su org, facciamo change.org, facciamo una petizione per comprare dei fazzoletti a Zang. Va bene? Allora, apri una petizione per comprare dei fazzoletti a Zang, mi raccomando. Sì, aprila, apriamo una petizione e cerchiamo di fare del bene almeno a quest'uomo che non ha capito, capito? Forse lui non aveva capito il gioco, capito? Lui credeva che fosse un regalo. Ha detto, guarda, questo mi prendo i soldi, arrivederci. Cioè, questi mi hanno regalati. Poi ha capito che li doveva. Niente, gli interisti vivono in un mondo tutto loro. È un mondo fatato quello degli interisti, un mondo tutto loro fatato, straordinario. Clamoroso, raga, clamoroso. Io non sapevo di dover restituire, io non sapevo. Veramente, gli ultimi 2 anni ho parlato di questa cosa tutti i giorni e sono stato accusato di aver detto cavolate. Vabbè, si è visto chi diceva cavolate fra me e gli interisti. E tanto si è capito benissimo qual è la verità. Ognuno ha le sue personali opinioni da questo punto di vista, va bene? Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra idea, qual è la vostra opinione, quali sono le vostre principali cose. Cioè, voglio conoscere un pochino la vostra idea, ragazzi.